Magda, ma per l'amor di Dio, fermati! Ma Furio, ma cosa ho fatto? No, non si ricarica una macchina elettrica così. Quando compi questa operazione, devi sempre tenere presente che è come comporre un perfetto mosaico, un puzzle. Hai controllato il livello di batteria della cantina? Sì, Hai visto che ci Furio. fossero almeno tre pallini su sei, che vuol dire il 50%? Ma sì, Hai controllato il Furio. livello di potenza dell'impianto solare, che fossero almeno 2,5 kW? Sì. Hai controllato il livello di caricabatteria del caricheino domestico, che fosse almeno 8 ampere? L'hai controllato? Ma Furio, ma a cosa serve? Brava Anton Giulia! 8 Anton Giulia e 5 la Magma. Per carità, la perfezione non è di questo mondo, però potevi controllare che fossero almeno 8 ampere? 8, 10 Furio. ampere? Eh sì, perché se tu la metti a 6 ampere, ci mettiamo tutto il pomeriggio a caricare la macchina e non possiamo sfruttare tutto il nostro impianto solare da 4 kW. Hai presente? No, non si fa. Sì. Manca un minuto a mezzogiorno. Andiamo in cantina così ti faccio vedere i parametri dell'inverter, così sai usarlo. Andiamo, Anton Giulio! Magda, tu mi adori? E Sì. No, allora lo vedi che è la cosa reciproca? ce la faccio più. Allora, Anton Giulio, ti spiego brevemente come funziona la ricarica della macchina e come funziona l'inverter. Come vedi, qua ci sono le tre batterie. Una da 3000, una da 5000 e una da 5000 Wh, che vuol dire 13 kWh. Questo ci consente di ricaricare la macchina anche di notte volendo, perché questo immagazzina l'energia del sole durante la notte. Perché questo immagazzina l'energia del sole per tutto il giorno, hai capito, Anton Giulia? A Sì. Ad cosa serve la batteria? 8 immagazzinare la luce del sole durante il giorno, durante la notte. d'Anton Giulia! E come vedi qua ci sono 6 pallini su 6, quindi è completamente carica e possiamo caricare al massimo della nostra potenza. Questo invece, Anton Giulia, si chiama inverter e questo consente di trasformare l'energia del solare e metterla in parte nella batteria e in parte nell'impianto di casa. Hai capito, Anton Giulia? Sì. Ma soprattutto vediamo perché riusciamo a ricaricare. Perché possiamo caricare la macchina elettrica? Perché noi abbiamo immagazzinato tutta l'energia che vogliamo. Qua dentro ci sta circa la metà della batteria della macchina. Quindi noi volendo adesso, anche se il solare non ci fosse più, possiamo ricaricare completamente metà del serbatoio della macchina. In più, stiamo caricando dall'impianto solare a 2,687, 2,7 kW, che è tantissimo, che vuol dire che possiamo ricaricare la macchina in 10 ore. Qual è la potenza dell'impianto solare in questo momento? 2.860 70 9 d'Anton Giulia, bravissima! E quindi la cosa bella è che noi possiamo ricaricare la nostra macchina senza coinvolgere l'Enel. Infatti noi il contatore ce l'abbiamo completamente abbassato. Andiamo, Anton Giulia! Vedi, Anton Giulia, questo è il nostro contatore dell'Enel. Ed è completamente abbassato. Infatti è completamente spento, è spento. Potenza istantanea zero, è proprio abbassato. Che cosa vuol dire, Anton Giulia? Vuol dire che noi siamo completamente autonomi. Allora, Anton Giulia, spieghiamo bene come funziona. Questo si chiama caricabatterie domestico. è quello che ho controllato prima. Sì, e può essere impostato da 6 A a 16 A, che vuol dire che è una potenza che va da 1,4 kW a 3 kW. Quindi noi possiamo caricare la macchina con 3 kW. E la macchina sai quanta capacità ha? 27 kWh. 27 kWh, che vuol dire che con 3 kW più o meno ci metti 10 ore a caricarla, mentre se la carichi con 6 A ci metti 16 ore. Perché chi non ha la macchina elettrica, Anton Giulia, pensa sempre di doverla caricare come andare dal benzinaio. E invece no, perché tu la puoi caricare con la corrente di casa tua, direttamente con la presa. Non è una cosa Sì, affascinante? papà! Quindi sono un anno e mezzo che non andiamo dal benzinaio. A proposito, noi dal benzinaio andavamo da Luciano o da Gino? Luciano! Ma era molto meglio Gino, perché ha la pompa molto più comoda. Ma fa niente, adesso non andiamo più dal benzinaio. Noi direttamente carichiamo col nostro impianto solare. Viva il sole! No, ce la faccio più!